Se volete giocare anche voi a Dragon Ball Z Dokkan Battle e ai vostri giochi preferiti per smartphone su PC, BlueStacks è la soluzione. BlueStacks, veloce da installare, facile da usare, garantisce le massime performance nei vostri giochi preferiti. Link alla guida e al sito dove scaricare BlueStacks in descrizione. Salve a tutti ragazzi, qui TTD e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Legends, ragazzi, per fare un po' di PvP assieme. Andiamo a giocare un pochino assieme, ragazzi. Andiamo a vedere un po' come ho migliorato i personaggi. Andiamo a vedere un attimo. Characters, ecco qua. Come potete vedere, sì, ora c'è... non mi viene mai il suo nome, Charlotte, scusate, ma... Vabbè, non lo uso mai. Charlotte, ragazzi, però non è che lo uso più di tanto. Sto potenziando con calma Goku, Piccolo, Pan e Vegeta, però mi ci vuole un po' di tempo. Diciamo che mi sto concentrando di più su Goku. Mi sto concentrando molto su Goku e non sugli altri. Comunque, ragazzi, andiamo a fare... Anzi, cambiamo una cosa. Togliamo Charlotte, che è il più scarsino qua in mezzo. Anche se non è vero, però... Vabbè, dai, teniamo Charlotte. Al massimo non lo uso, perché tanto non è potenziato. Andiamo a fare qualche match in PvP, in rating match, ragazzi. Andiamo a vedere un pochino cosa ne esce fuori. Vediamo se riusciamo a vincere. Ho spostato il gioco su BlueStacks, ragazzi, perché sul tablet mi crashava sempre. Ok. Goku, Vegeta, quel Goku è potente. Ho paura di Charlotte quando è alto di livello. Il mio fa schifo. Allora, vediamo un po' come lo counteriamo. Tanto si porta Vegeta, quindi portiamoci... no, anzi, facciamo Goku, Piccolo e Tien. Dai, facciamo in questo modo, ragazzi. Devo allenarli, lo so, devo fare le missioni e tutto, però il PvP proprio serve anche a quello alla fine dei conti. Perché con il PvP, ragazzi, possiamo anche sbloccare le missioni per prendere i training item. È un po' incasinato il sistema di gioco in sé. Non ho ben capito ancora come prendere gli item più forti per allenare più facilmente. Non ho ancora capito come fare, anche perché, ragazzi, ho poco tempo da buttare sopra questo gioco attualmente. Un po' ci gioco, però... Quel che riesco, riesco, nel senso. Intanto, ragazzi, se siete nuovi sul canale e quello che state vedendo vi sta piacendo, io speravo comunque il coso. Oh, finalmente, beccati questo e vieni menato, ok. Iscrivetevi, ragazzi, se quello che state vedendo vi sta piacendo. E vabbè. Vedo che ti piacerebbe far dei danni. Tien, vieni dentro. Volevi. Vai, Tien. Ok, raggini, di nuovo. Charlotte ha messo, ok. Devo stare attento, rimettiamo Goku, ok. Beccati questo. Spam di raggini. Ce la faremo. Aia, farà male. Ah, cavolo, stavo ancora recuperando. Questo è un problema. Bella, l'ho preso. Andiamo. Cerchiamo di... ha messo Goku. Mettiamo Piccolo di nuovo. Sì, vabbè, puoi usare il Battle Instinct. Non mi interessa, tanto te lo uccido prima o poi. Rimettiamo Tien e Rising. Dai, vediamo se ce la facciamo. Oh, bella lì. Non ci counterare. Vorrei uccidergli almeno Vegeta, tipo, eh. Ok, vai Tien. Sì, vai, success. Vegeta se ne va, vai. Crepa! Ciao Vegeta! Addio! Rising KO! Ok, calma, siamo due... Aia! Charlotte fa comunque sempre malino, lo dovrei potenziare, lo so. Devo farlo. Ok? Special! Perfetto! No! No, l'ho sprecata! Rising Rush! Raggini! Speriamo! Ci spero! Vai! No, i pugni. Tien, è stato bello. Abbiamo piccolo. Ho paura di perdere anche Piccolo, in realtà. Aia, quanto danno. Vabbè, sti pugni che aspetti 2 ore. Ora tocca a me. Ok, vai, raggini, perfetto. Se non sbaglio ci curiamo. Ecco, quello era buono. Ok. No. Dovevo attaccare prima. Sì, vabbè, ma mi fai attaccare almeno. Mi fai attaccare! Grazie! Andiamo! Charlotte morto! Vai! Calma, il sangue freddo ce la possiamo fare! Goku, levati! Ok, calma. Time to stop!
998. Va bene, sto zitto. Mi lasci un attimo. Sono ancora in vita. Sì, ma mi lasci attaccare una volta. Rising Rush. No, ci ho preso. Buono, buono, buono. Non hai usato la stessa carta, io lo so. Sì, abbiamo vinto. Ah, mamma mia. Ah, è difficile. È difficile alle volte sto gioco. Rising Rush. Mi ci sto ancora abituando al mouse, perché non è molto facile, no? Poi sto usando un mouse diverso dal solito, quindi è un po' più complicato. Però dai, si riesce a vincere. Rank 5, due missioni, ecco. Andiamo a metterle subito, ragazzi. Almeno diciamo che posso provare a prendere un po' di training item. Adventure, andiamo subito a metterle. Comunque ci sta, ragazzi. Il PvP sta iniziando a funzionare bene. C'ha un po' di problemi per quanto riguarda il lag. Quando lagga, ragazzi... lagga, si sente il lag, si sente il lag. Quando lagga non si riesce a giocare. Però quando il gioco funziona bene, ci sta, è divertente, è divertente. Diciamo che hanno fissato molti dei problemi che avevo con la beta. Avevo veramente tanti problemi io con questo gioco per la beta. Non mi piaceva, sinceramente. Però almeno il gioco è migliorato molto. Almeno quello, ragazzi, il gioco è migliorato molto. Quindi finalmente ci possiamo divertire un po' anche su Dragon Ball Legends. Ragazzi, andiamo a fare una summon intanto. Andiamo a spendere 1000 stone. Vediamo un po' se riesco a prendere quel piccon che mi manca. Il piccon, mi manca piccon, voglio piccon. Andiamo, ragazzi, dai. Se volete fate la singolina di gruppo insieme, ragazzi. Facciamo la singola di gruppo assieme. Eccoci qua. Ah, un pod, un pod, attenzione. Attenzione. Summon animation sarà buona o cattiva? Vediamo un po'. Ah, si sono menati un po' a vicenda, dai. Ragazzi, 3, 2, 1, tutti assieme. 3, 2, 1, release. Non essere una sfigata. Ah, ci speravo. Cold, ovviamente. Ci speravo in qualcosa di buono. Ciao, piccolo hero. Intanto, vediamo un po' se almeno qualche extreme buono che riesco a mandare a più stelle. Qualche extreme, lo vorrei, Radish... anche altra gente, ovviamente. Tien è molto carino da avere. Ciao, Krillin. Nah, è vuota, vuota, Ho capito. Eccola. Tien! Ciaozu schifoso, levati. Hiro Nappa. Ciaozu schifoso, maledetto. Perché devi uscire dalle mie multi ogni volta? Vabbè, almeno abbiamo portato a 3 stelle degli Hiro. Anche se non so ancora come usarli, credo che l'unico utilizzo che hanno è per le missioni a sto punto. Tanto per mandarli in missioni, no? Però quello è l'unico utilizzo che gli vedo per ora per gli Hiro, ragazzi. Ok, eccolo qua. 3 stelle Krillin, buono così, ragazzi. E poi 3 stelle... ah no, è andato 2 stelle Gold, ok. Andiamo a fare un PvP match finale, ragazzi. Vediamo un po' se troviamo un match buono. Anche perché sto notando che molte volte arrivano la gente con il PG al 300. Ecco, vabbè, tipo questo è troppo facile. Questo non c'ha sfida. E a volte invece c'è proprio... ok, ti buttiamo quelli che c'hanno i PG con 300.000 livelli in più di te che ti one-shotteranno. Yeah! No, che brutto. È un po' noiosa quella cosa. Quando succede è veramente noiosa, ragazzi, quella cosa. Un po' annoia. Succede però questo, no? Una volta ti dà l'opponent straforte, l'altra volta ti dà l'opponent, diciamo, più debole, molto più debole. Succede. Devo riuscire più che altro ad allenarli, no? Così io almeno riesco a giocare con uno che ha PG più alti di me, nel senso, no? O siamo alla pari. Per ora non ne ho uno al 300, è veramente lunga, vabbè, sta fermo, praticamente. Che pecca. Ah no, invece mi colpisce. Grazie. Faranno molti danni su Pan. Non so se hai notato che è di... no, Oh, bravo, hai messo Shallot. Ah! Aia! Shallot. Sì, vabbè, ma fai meno danni. Ok. Dai, 980. Oh, bella. Stavolta non sono stato... non sono stato triggerato da quel... un punto in più. Cioè, veramente, perdere per un punto è un po' ridicolo. Andiamo. Vai. Continuiamo, dai. Bella lì. Torna qua, Goku. No, non ho schivato. Non ho fatto in tempo. Mettiamo Goku.
Becca di questo, andiamo. Ah no, finish. Ripeto, è un po' così il PvP alle volte. Quello un po' è noioso. Ditemi voi cosa ne pensate sotto nei commenti, ragazzi. Alle volte ti butta fuori queste cose. No, perché più che altro? Va bene tutto, però così è troppo facile. Quello è un po' una noia, ragazzi. Quello un po' mi dà noia. Ditemi comunque voi sotto cosa ne pensate nei commenti. Detto questo, ragazzi, io credo che per questo video è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi. Vi ricordo anche che potete seguirmi sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram. Tutti i link sono sotto in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.